Parte da qui, dall'incrocio tra via 20 Settembre e viale Brigate Liguria, la zona rossa per il vertice del G8, ovvero dalle 7 di mercoledì 18 alle 20 del 22 luglio potranno accedervi solo i residenti e le persone munite di pass. Un servizio di bus navetta funzionerà all'interno. Le consegne nei negozi verranno anticipate dalle 5 alle 7.30 del mattino. Il mercato orientale resterà chiuso con le stesse modalità della zona rossa, mentre il mercato del pesce resterà chiuso dalle 8 di giovedì 19 alle 20 di domenica. La zona rossa prosegue poi per tutta via 20 Settembre fino al cuore del vertice, ovvero Palazzo Ducale. Da lì resteranno chiuse anche via San Lorenzo fino al Porto Antico, più a nord fino a Piazza Corvetto. Praticamente impossibile sarà raggiungere il centro di Genova. Per quanto riguarda i collegamenti, la sopraelevata rimarrà chiusa dalle 7 di giovedì 19 alle 20 di domenica. La stazione metropolitana di Principe dalle 7 del 18 luglio alle 20 del 22 luglio. L'aeroporto dalle 7 di giovedì alle 20 del 22 luglio. Per quanto riguarda il Porto Antico, divieto di ingresso delle imbarcazioni dalle 11 di mercoledì 18 alla mezzanotte di domenica 22. Problemi anche per le attività portuali. Il bacino di San Pier d'Arena resterà chiuso dalle 11 di mercoledì 18 luglio a mezzanotte di domenica 22. Insomma, Genova sembra una città blindata.